Si sono radunati nemmeno 400 motociclisti qualche settimana fa in via Svezia, nella zona industriale di Padova. Una gara illegale di velocità domenica 15 settembre per commemorare nelle intenzioni la scomparsa di un pilota youtuber, Luca Salvadori, che ha portato l'identificazione di una quarantina di persone e 28 fogli di via. Molti automobilisti che avevano incrociato partecipanti e spettatori radunati attraverso il passaparola in rete e sui social hanno allarmato la questura, che ha inviato alcune volanti sul posto. Gli agenti si sono trovati di fronte a una barriera di moto formata da una cinquantina di motociclisti travisati dai caschi, che li hanno circondati facendo rombare i motori e suonando il clacson in un continuo girotondo intorno alle loro auto di servizio. Una volta dispersi quei motociclisti, sono riusciti a intercettare una quarantina di giovani, compresi molti minorenni e anche lo starter, che era pronto a dare il via alla competizione illegale. Un uomo di 53 anni ha inveito e offeso gli agenti, minacciandoli di usare anche il fucile contro di loro. Oltre alla denuncia, è stata perquisita la sua abitazione, dove sono state sequestrate alcune armi regolarmente detenute, assieme a un silenziatore e varie munizioni non dichiarate.